Allora, una cosa che volevo farvi vedere è, per esempio, il voicing e la possibilità di modificare gli oscillatori all'interno di Ableton, nel senso che questa è una parte decisamente interessante che ha creato anche delle, come dire, dei suoni particolari che adesso hanno il classico Super Saw. Non so se avete mai sentito parlare di questo Super Saw, che è un suono che nell'EDM funziona tantissimo. Si crea, diciamo, con Massive in maniera abbastanza semplice, abbastanza intuitiva, nel senso che bisogna entrare nella tabella principale, quindi nel modulo centrale di Ableton, di Massive, e cliccare su quello che è il routing, oppure global e voicing. Abbiamo quelle che sono le tab principali. Nel momento in cui clicchiamo su voicing, quindi abbiamo la possibilità di modificare il voicing, abbiamo per esempio le classiche voci di polifonia, quindi massimo 16 note di polifonia, e poi abbiamo le voci di unisono. Le voci dove c'è scritto max in realtà sono le voci di polifonia semplici, classiche, quindi partire da una nota di polifonia fino ad arrivare al massimo di 64 note di polifonia, quindi in realtà potremmo utilizzarle anche 16, in maniera di default lui ne mette 16. Invece le voci all'unisono sono quante voci avrà un oscillatore con gli stessi settaggi. Più voci, naturalmente vuol dire più volume alto, diciamo. Più voci all'unisono stressano molto di più la CPU e possono modificare, per esempio, gli stessi settaggi che si assegnano ad un oscillatore. Quindi, se io mettessi 16 voci all'unisono, oppure anche soltanto 4 voci all'unisono, avrei che cosa? 4 oscillatori numero 1 che lavorano contemporaneamente con gli stessi settaggi. Quindi, se io schiaccio una nota, ho praticamente 4 oscillatori che lavorano sugli stessi settaggi. Il pitch cutoff, attivandolo, fa un detuning delle voci all'unisono e solo sulle voci all'unisono. Quindi fa delle lievi stonature per un suono più aperto stereofonicamente e più grosso proprio a livello di imponenza. E praticamente serve a spostare nello spettro ognuno degli armonici che ha il suono e crea il classico suono, appunto, che vi ho detto prima, il Super Saw. Naturalmente qui nel pitch cutoff posso regolare i semitoni, quindi partendo da più 12 a meno 12, fino praticamente ad arrivare a qua di default lui lo mette di un semitono. E se sentite cosa succede quando muovo il fader verso destra, sentite che il suono. Abbiamo il classico Super Saw. Più vado a destra e più abbiamo un detuning delle voci accentuato. Invece, quello che riguarda la wavetable position, in realtà modifica la posizione del wavetable di ogni voce all'unisono. Quindi, in realtà, qui posso modificare quello che sono le lievi stonature, quindi il detuning delle voci all'unisono, e qua cambio la wavetable position da 0 a 100. Quindi parto. E nel caso in cui invece vado a posizionarmi sul pan, avrò un detuning più il pan delle varie voci all'unisono. Sentite che il suono arriva molto più stereofonico.